tagliato una trentina di diapositive. Ho 20 minuti. Allora, io vorrei continuare facendomi guidare da quelli che sono i flussi documentali che gestiscono la posta in entrata, la posta in uscita. Prego. Ah sì, grazie. Vabbè, ma no, lasciamo così perché è solo un ingresso, poi vado in Firefox. Perché questa è una mappa realizzata con, come si chiama, non mi ricordo più. Mindomo. Mindomo, grazie. È un sistema di rete molto efficiente. Cliccando mi si apre il sito perché il sistema è sul loro server. Speriamo di... Ecco qua, sta arrivando. Come si fa a fare pieno schermo con Explorer, che io Explorer non lo uso mai. Va bene, questa è la mappa, diciamo, di quello che è il percorso che i documenti in entrata e in uscita fanno passando fra i vari attori. Uno degli attori è Giovanna, che oggi non ha potuto venire ed è responsabile del protocollo, del sistema di protocollo della mia scuola. Non ha potuto venire per ovvie ragioni, avrebbe bisogno di un sostituto per abbandonare il suo settore di lavoro. Vi posso garantire che, come siamo messi, basta che manchi una persona, si crea una criticità enorme immediatamente. Io ormai mi sono abituato a lavorare in qualsiasi momento, mentre mangio, mentre sono in treno, mentre sono in aereo, no? Perché lì non c'è internet, no? E quindi cambia anche radicalmente il nostro tempo di intervento nel lavoro, in particolar modo per quanto riguarda, come dicevo prima, dirigente e DSGA, che si troveranno forse a lavorare un po' di più di prima, perché rispetto a prima i documenti stavolta arrivano davvero davanti ai loro occhi e non possono far altro che lavorarli anche loro in base a ognuno alle proprie competenze. Allora, questa è la mappa generale di questo sistema. Vediamo se riesco a farla funzionare con questo browser un po' strano che si chiama Explorer, che io spero di non utilizzare mai. Dunque, allora, i documenti in uscita. I documenti in uscita contengono atti, cioè il documento non è il documento è un contenitore, deriva da docere, è un contenitore di atti, quindi l'atto è la volontà di un'amministrazione, di un pubblico ufficiale per definire il proprio intervento sui documenti. Quindi atti, documenti in uscita, altro non possono essere che firmati digitalmente tutti. Quindi non possiamo pensare di usare il CD per la firma digitale e né tantomeno la pennetta. La firma digitale deve essere integrata nel sistema di gestione documentale e utilizzabile solo da chi ne è titolare di quella firma digitale. Quindi avremo bisogno di un token remoto, non di una firma fisica da tenere in tasca. C'ho anche quella fisica da tenere in tasca, ma ultimamente la uso solo per quando devo fare io istanze verso la mia scuola firmate digitalmente da me. Quindi i documenti in uscita devono necessariamente per legge essere tutti firmati digitalmente. La posta in entrata presenta delle difficoltà relative alla conformità da dare al documento, una dichiarazione di conformità che fa diventare questo documento sia liberamente utilizzabile in giudizio che probatorio, che rivestirlo di carattere probatorio. È evidente che la conformità va sottoscritta digitalmente, può essere una conformità inserita incorpore del documento, man mano lo tiriamo dentro con lo scanner se è un documento cartaceo, oppure rappresentata da un documento affiancato, quindi una attestazione di conformità all'originale affiancata come documento parallelo e che accompagnerà sempre poi questo altro documento, perché considerate che qualsiasi trasformazione dello status del documento da analogico al digitale e viceversa comporta inevitabilmente la perdita della firma,
Quindi se io ho un documento cartaceo, lo metto nello scanner, quella firma a biro, nel momento in cui questo documento è diventato un file, non ha più nessunissimo valore, ok? E viceversa, un documento firmato digitalmente non lo si può neanche aprire, oltretutto ne si può solo estrarre una copia dal suo contenitore, che è la firma digitale, no? Che lo tiene protetto. Quindi la forza della firma digitale non è solo quella di rendere autori coloro che la utilizzano, ma è anche uno strumento per dare immodificabilità all'atto e garantirne la sua permanenza legale all'interno degli archivi digitali. Quindi in uscita non può essere che un documento non è firmato digitalmente. Quindi se tutti firmano in uscita digitalmente, mi dite il perché invece io devo ricevere dei documenti Word, a volte con la firma fatta a biro e scansionata, oppure con un pezzo di immagine incollata lì, o altre particolari situazioni. Oltretutto c'è anche da dire che non è sufficiente fare un PDF per quanto riguarda la conversione o la creazione di un documento, anche perché i PDF devono essere fatti in modalità prevista dalla norma. Quanti documenti illegali sotto l'aspetto della qualità noi riceviamo quotidianamente dal Ministero? PDF immagine, quindi non testo ricercabile, ma se non sono testo ricercabile, se io voglio cercare un documento nei miei archivi cercando nei contenuti, quante volte voi fate F3 con il vostro computer per cercare un documento e magari scrivete voglio il documento che contiene la tal parola? Bene, se un documento non è accessibile, quindi non è un documento PDF testo ricercabile, io non lo potrò assolutamente indagare con un motore di ricerca anche locale, perché poi la ricerca negli archivi digitali la si fa con un motore di ricerca ovviamente locale. Ecco. Quindi anche la forma del documento e la qualità del documento ha un'importanza estrema nel nostro lavoro, perché è proprio questo che ci fa, se mi arriva un documento non testo ricercabile, l'assistente amministrativo deve lavorare per renderlo testo ricercabile, ma rendendolo testo ricercabile lo altera, è chiaro? Altera quel documento, quindi dobbiamo anche stare attenti a queste operazioni, cioè noi non possiamo assolutamente toccare il documento che ci arriva dentro, che ci arriva nella posta di entrata. Quindi la posta in uscita deve essere realizzata con formati aperti. I formati aperti sono previsti dall'allegato 2 del decreto del 13 novembre. Quindi PDF /1B, PDF che vengono rivestiti di una, tra virgolette, cosiddetta pellicola protettiva che immobilizza quel documento, che lo rende non più modificabile, quindi immobilizza i campi automatici, no? Toglie i link che eventualmente sono presenti in questo documento, toglie qualsiasi dinamicità di questo documento e lo prepara per il successivo passo, che è quello della conservazione. Quindi PDF, XML, è la novità di questi ultimi anni, no? Ormai tutti ci ritroviamo a dover capire cos'è sto XML, è facile da capire, è un linguaggio di marcatura più facile di così, c'è l'etichetta davanti a ogni informazione che contiene, credo che basti solo abituare i nostri occhi a leggerlo, invece che stampare una fattura elettronica in PDF, stampare la fattura elettronica o utilizzare il PDF rende ancora una volta l'utilizzo di un documento che non è un documento. Quindi noi dobbiamo anche saper leggere questi nuovi formati, queste nuove forme, i CSV, altro non sono che file di testo che sono come un database in cui le informazioni sono separate da un separatore che può essere un tabulatore, punto e virgola, quello che ritenete più opportuno, il TXT, open file per natura, no? Ecco, anche perché il codice utilizzato per scrivere questo file altro non è che la tabella naturale dei codici ASCII. Poi abbiamo gli ODF, abbiamo l'HTML. Io spesso mi sento dire, ma quando tu metti all'albo un documento, no? Oppure una informazione, perché a volte si è impossibilitati per motivi di privacy a mettere il vero documento sull'albo, come per esempio il contratto di un supplente. Il contratto di un supplente io non lo posso assolutamente legare all'albo perché contiene il nome della persona assente. Quindi per motivi di privacy non posso pubblicarlo all'albo. Cosa pubblico? Pubblico una copia informatica di documento informatico realizzata tramite estrazione di informazioni. Questa copia informatica conterrà un'attestazione di conformità al suo originale depositato negli archivi digitali della scuola. Quindi se io vedo una pagina HTML
su un sito gov.it, ecco perché spesso mi sono battuto su questa identità che dobbiamo avere sulla rete. Se non abbiamo un'identità che ci ha dato il governo, che ci ha dato lo Stato attraverso l'utilizzo di un dominio di secondo livello di proprietà del governo, ecco, noi non avremo la possibilità di essere credibili in internet, perché in internet o anche per quanto riguarda la firma digitale la nostra identità ci viene data da un terzo, non possiamo essere noi che diciamo io sono Mario Varini, è chiaro? Quindi anche il sito web non può essere il sito web dell'itis.it, ma deve essere il sito web dell'itis.gov.it, e questo gov.it non lo si compra a lupi, ce lo dà con tutta la difficoltà che noi conosciamo di GPA. Agit, va bene, grazie. Documenti in entrata, e questo è il problema enorme che fa scontrare le amministrazioni analogiche con quelle digitali. Provate a immaginare cosa è successo nella mia scuola quando 3 anni fa abbiamo iniziato a mandare decreti digitali alla ragioneria, ce li respingeva, ce li dava indietro commettendo un'illegalità. Ho chiesto l'intervento dell'Avvocatura dello Stato, ma anche lì muro di gomma, anzi addirittura hanno detto che loro proteggono il più forte, giustamente sono l'Avvocatura dello Stato, no? Abbiamo provato con Agid, abbiamo provato con Linea Amica, ma non c'è stato niente da fare per questi 3 anni. Poi ho tirato fuori una circolare che la Ragioneria dello Stato di Messina ha realizzato, dove ha posto il divieto di consegnare documenti cartacei. A questo punto spero e voglio che tutte le ragionerie provinciali vi impediscano di mandare documenti cartacei, perché è la legge. Non è un piacere, non è una scelta così che si fa perché Varini l'ha detto a Milano a porte aperte. È la legge che vuole che oggi il documento può solo e esclusivamente essere digitale. Diversamente, se è cartaceo, visto che il cittadino ha tutto il diritto di darci un documento cartaceo e di pretendere da noi un documento cartaceo, diversamente, quindi dicevo, questo documento dovrà essere convertito in documento digitale con le ovvie e opportune attestazioni di conformità all'originale. Quindi, se noi non ci trasmettiamo documenti per PEC, tra pubblica amministrazione c'è l'obbligo di comunicare via PEC, se noi non ci trasmettiamo documenti via PEC e documenti firmati digitalmente, cosa facciamo? Io ritengo e dico che facciamo un danno erariale, ok? Perché occupiamo inutilmente minuti, tempo, lavoro di persone che potrebbero occuparsi a gestire meglio la propria amministrazione, a produrre meglio i propri documenti. Quindi la firma digitale sui documenti, se ti arriva dentro un documento digitale già firmato digitalmente il lavoro dura 3 secondi, se ti arriva dentro un documento che non è firmato digitalmente dal suo autore, se credi che quel documento sia buono tenti di mettere illegalmente una dichiarazione di conformità. Perché dico illegalmente? Perché si può mettere una dichiarazione di conformità solo quando l'originale è in mano tua e lo vedi e lo guardi, come si faceva tempo fa con le fotocopie autenticate. Quindi e quindi documenti senza firma digitale. Quali sono i formati della posta in entrata? Il 99% sono PEG o PEO. Qualcuno ti darà qualche file, ma rifiutate le pennette, contengono virus o altro, oppure dotatevi di un ottimo sistema di indagine rispetto al documento che state per acquisire da una pennetta. Quindi normalmente PEG o PEO. Questi due documenti contengono gli allegati, contengono, e quindi quando io li salvo li devo salvare in formato EML, che è un formato che mi consente di salvare in formato testo puro questa email contenente qualsiasi tipo di allegati in un unico contenitore garantito quindi dall'allegato 2 rispetto ai formati utilizzabili. Andiamo avanti, altri ambienti da dove entrano i documenti sono i fax, i file come dicevo prima e lo scanner. Il fax è stato eliminato totalmente da tutte le sedi, dalle 11 sedi che amministra la mia scuola, quindi anche lì non ci sono più i consumi dati da un fax sia rispetto al toner, carta, salute e quant'altro. La sede principale mantiene ancora un fax, ma è un fax non fisico, è un fax che trasferisce sul modem i documenti che riceve, il modem programmato, da me programmato, produce immediatamente un PDF a testo ricercabile, varrà un OB e lo trasmette per posta elettronica all'ufficio protocollo. Quindi anche il fax è diventato entra da una porta di servizio che non sarebbe più legale tra che non è più legale tra pubbliche amministrazioni, ma viene immediatamente trasformato in documento digitale.
Benissimo. A questo punto noi dobbiamo definire alcune figure responsabili in questa nuova organizzazione. Ecco, ieri mentre venivo a casa da Roma stavo proprio pensando, ho detto, ma io adesso devo istruirmi sull'organizzazione del lavoro per dire come ci si organizza. Sono stanco di dire come far girare i beat. Vorrei adesso riuscire a concentrarmi sulla nuova organizzazione del lavoro, perché è questo di cui voi avete bisogno, capire come dovrete muovervi, capire quali saranno le nuove responsabilità. Quindi assegnare, quando il documento arriva dentro, al responsabile del procedimento, che si occuperà anche della sua classificazione e fascicolazione. È evidente che in un sistema simile, un sistema digitale, prevede anche dei rischi. I rischi quindi sono anche quelli determinati dal mancato funzionamento di questo sistema, che potrebbe per vari motivi succedere. Quindi ecco il protocollo il protocollo d'emergenza, che dovrà essere o di carta o su un qualsiasi altro formato, se non abbiamo bisogno di internet, qualora non ci funziona internet, un protocollo di emergenza che sarà aperto e chiuso con un atto del dirigente. Il sistema quindi è completo, è un sistema che dovrà essere confermato e che dovrà essere descritto in tutte le sue operazioni nel manuale di gestione del protocollo informatico, e quindi in questo manuale mettere cosa fa, chi fa, come lo fa e quando lo fa e con quali strumenti. Il protocollo informatico quindi all'atto della protocollazione rilascia un file XML di segnatura che accompagnerà costantemente il documento. Guardate che quando manderete un documento digitale a qualcun altro lo dovrete sempre mandare unito al proprio file di segnatura del protocollo. Perché? Perché non c'è più il numerello sul documento. Quindi quando voi vedete arrivare dei documenti dal ministero con la famosa scrittina rossa, AOO, protocollo e così via, sappiate che loro non hanno utilizzato un sistema di protocollo informatico. Quindi il ministero è il primo a non rispettare la legge. Ecco perché ho veramente molta voglia di andare a parlare con qualcuno per insegnargli le cose, non per sgridargli o altro. Io gli voglio insegnare le cose. Sì, due minuti e poi ho finito. È evidente che quindi riveste in un ambiente digitale il documento non lo si vede, non si sa dov'è una volta che è stato archiviato, no? E quindi abbiamo bisogno di metadatarlo, abbiamo bisogno di organizzare la sua gestione, di riorganizzare la sua conservazione. Adesso non è la conservazione sostitutiva, questa conservazione diciamo anche degli archivi correnti. E quindi saper come costruire pratiche, saper come gestire i fascicoli. E guardate che il fascicolo non sempre ha dentro tutti i documenti protocollati, spesso volentieri il fascicolo, anzi per legge, il fascicolo dovrebbe contenere anche gli appunti, e gli appunti ovviamente non è che si protocollano. In questo ambito quindi abbiamo bisogno di dare poi abbiamo bisogno di cristallizzare il nostro documento, abbiamo bisogno di dargli una forma e un luogo dove conservarlo in modo tale che risulti inattaccabile e che qualora distrutto possa avere da un'altra parte la sua copia di sicurezza, quindi disaster recovery, continuità operativa. Ma per dare al documento la sua vera forza dobbiamo necessariamente portarlo in conservazione. Quindi marca temporale qualora il documento non sia già dotato di una data UTC, cioè di una data certa, e firma digitale del conservatore. Il conservatore sino ad oggi noi abbiamo ritenuto di essere noi. Probabilmente stanno preparando norme che ci obbligheranno a dare la conservazione fuori, ma forse spero che non siano le solite norme per favorire il mercato, quando invece all'interno della nostra scuola ci sono già professionalità che possono tranquillamente garantire queste operazioni. Quindi il documento dotato di data certa, dotato di firma del responsabile della sua conservazione, assume una caratteristica probatoria che lo rende inattaccabile e che lo rende unico e originale, e quindi utilizzabile in giudizio, non solo liberamente utilizzabile in giudizio, ma addirittura rivestito di carattere probatorio. Ultima botta, che vi ho già accennato, qual è? È quella dell'uscita di questi documenti. Quindi, qualora ci arriva posta in entrata, noi siamo obbligati per legge a dare la ricevuta a chi ci ha scritto. È chiaro? Quindi dobbiamo necessariamente trasferire, avere un sistema che trasferisca in automatico. È impensabile che l'assistente... Nella mia scuola vengono protocollati mediamente 40-50 documenti al giorno, no? E questo è un lavoro pesantissimo,
provate a unire questo lavoro su 30 documenti che ti arrivano, per i quali devi fare la ricevuta di protocollazione a mano, no? Quindi aprire il canale di posta elettronica, tirare dentro il file XML di segnatura che in quella fase ha assunto la veste di ricevuta di ricezione. Ecco, sono cose che ormai sono, nella mia scuola non esistono più, così come non esiste più l'utilizzo della posta elettronica per trasmettere il documento. Il documento viene trasmesso automaticamente nel momento in cui viene protocollato. Quindi all'atto della protocollazione nulla verrà scritto sul documento, non ci saranno numerelli, non ci saranno classificazioni nel corpo del documento. L'atto non conterrà riferimenti rispetto al protocollo. Gli unici riferimenti rispetto al protocollo saranno dati dall'unico documento che si chiama file di segnatura, file XML di segnatura di protocollo. Quindi esce dai nostri archivi con tutti i suoi accessori che lo rendono forte, solido, immodificabile e la certezza della provenienza data dalla PEC. Attualmente noi purtroppo stiamo trasmettendo ancora con PEO all'interno del sistema di gestione, ma la ditta sta già studiando il sistema di poter darci la possibilità di trasmettere o via PEC o via PEO a seconda del nostro destinatario. Mi fermo qua, io avrei ancora tantissime cose, ma insomma facciamo finta di aver terminato. Io vi chiedo, anche se non è potuto venire, vi chiedo un applauso per Giovanna Piazza. Giovanna Piazza è la detta al protocollo nella mia scuola ed è lei che sta realizzando, e questa però la si vede poco, è lei che sta realizzando insieme al dirigente scolastico, sulla base anche di tracce che ho per il fatto di aver studiato alcuni argomenti, sta realizzando i documenti, sta realizzando il manuale di gestione, ecco il piano di informatizzazione. Sappiate che dal 12 di ottobre voi non potete più ricevere istanze in ufficio, ma le dovete ricevere esclusivamente online, quindi datevi da fare, preparate i vostri siti e magari affidatevi, forse non a un'azienda, ma affidatevi a qualcuno della community che sa darvi questa risposta. Grazie.